Se unite la mia passione per la crema mani con la mia dipendenza da Wish, che cosa ottenete? Benvenuti in un nuovo video. Oggi, secondo round, e vi parlo di tutte le creme mani che ho trovato su Wish, questa volta nella profumazione fiorite. Allora, prima di iniziare, vi ricordo che probabilmente, anzi sicuramente, ora che io questi prodotti li ho acquistati, perché li acquisto io, li ho acquistati. Mi sono arrivati e quindi sono passati mesi. Li ho testati e vi faccio il video. Non sono più disponibili, però, dato che mi avete chiesto più volte di link, i link, io non li ho i link perché i prodotti del link del prodotto acquistato da me è esaurito. Ma comunque, provo a avervene qualcuno. Al massimo, andate se è esaurito quando lo guardate voi, in qualunque momento, andate nei correlati. Quindi lo trovate. Comunque, lo trovate simili oppure con una ricerca, crema mani. È facile da trovare. Vi ricordo anche che la prima volta che vi iscrivete, se non l'avete ancora fatto, con il codice che avete qui sotto nell'info box, che trovate il mio codice, avete lo sconto fino al 50% sul primo acquisto. Quindi tanto vale, conviene. E mi è caduta la crema, quindi non inizierò mai questo video. Allora, le ho recuperate tutte. Queste sono quelle che ho trovato. Probabilmente ce ne saranno anche delle altre e iniziamo a parlarmene. Prima di tutto, tutte quelle che vi mostro hanno un prezzo di totale di 1,95 euro, perché costerebbero 1 euro la crema e 1 euro la spedizione. Io acquisto tutto sempre con almeno lo sconto del 10%, quindi 95 centesimi la crema, 1 euro la spedizione, 1,95 euro in tutto. Poi l'INCI. Allora, io mi ci sono messa con tanta tanta buona volontà. Ho tradotto dal cinese, va bene? Ho sentito tradurre dal cinese, non so il cinese. Semplicemente Google Traduttore con il telefono, fate la foto di quello che volete tradurre e lo traduce in automatico nella lingua che volete. E lì ho tradotto l'INCI e ho visto che non è né peggio né meglio di tante altre creme in commercio ed è tranquillamente, quindi perché no? Tutte le creme che vi mostro sono tutte 30 grammi, quindi così, e iniziamo adesso a parlarvene perché ho fatto 2 minuti e mezzo di intro quasi. La prima che vi mostro è questa Green Tea di questa linea, è Perfumed and Essence, questa qui. Ok. E allora della MyCrate, provo questo è il nome. Ok, dunque crema fluida, basta poco prodotto, assorbe molto velocemente, non lascia scia bianca. La trovo perfetta da applicare più volte durante il giorno perché assorbe subito e quindi avete le mani non unte, non appiccicose, ma potete tranquillamente usarle dopo. Potere idratante medio. Parliamo del profumo. Allora, è più che tè verde, è proprio tè. A me ricorda il tè della Lipton, cioè non so se l'avete presente, il tè classico Lipton, ecco, a me ricorda quello. È inutile, però non persiste sulle mani, quindi solo durante l'applicazione oppure se ve ne annusate, però se no non si sente. Mi piace, mi è piaciuta ed è per tutti i giorni da mettere in borsa, soprattutto adesso che dobbiamo igienizzare sempre le mani e lavarle sempre. Una crema che idrata ma che assorbe velocemente, mi piace e questa c'è. Il secondo di cui vi parlo è questo Moringa della Mieleni Bu, insomma questo qui. Ok. È come l'altra una crema idratante e comunque fluida, leggera, adatta per tutti i giorni. Il profumo, che se esatto, è sì fiorito, ma molto delicato e non persiste neanche sulle mani. Buona, ma è delicatissima e niente di più. Ma può piacere, non è malvagia, è solo che è molto neutra. Veniamo ora a questa. Questa è Cherry Blossom, quindi fiori di ciliegio. La marca Mieleni, sì, è sempre quella della Moringa, è sempre la stessa marca, ve la mostro. Allora, è una crema fluida,
leggera, potere idratante medio, assorbe velocemente, non lascia scia bianca e lascia le mani morbidissime, ma non appiccicose e non unte. Il profumo è un profumo buono, cioè è buono, è fresco, è appena appena dolce, ma non è assolutamente fiori di ciliegio, cioè cherry blossom, sì, esatto, non è assolutamente fiori di ciliegio, meglio, perché il fiore di ciliegio o è buono o non mi fa impazzire, questo non lo ricorda per niente, ma è un profumo che a me piace tanto. Persiste appena 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 sulle mani, proprio appena appena appena, non è assolutamente invadente, è buono, sì, però non è fiori di ciliegio. Ma andiamo avanti con la prossima. E adesso vi parlo di questa alla Fresia. Questa qui. Allora, è molto simile alle altre. Dunque, questa, alla fine abbiamo due marchi. Questo è il My Create. Che della My Create abbiamo quella al tè verde e la prossima che vi mostro. Allora, sono classiche, quindi stessa formulazione, cambia solamente il profumo. Diciamo che sì, buona, fresca, idratante, e assorbe velocemente, e lascia le mani morbide. Ok, profumo. Sentendolo così è fresco, non mi dice tanto, è fresco, senti qualcosa di fresco, ma non persiste per niente sulle mani e poi non lo riesco a identificare tanto. Mentre invece Green Tea, fantastica, sicuramente molto diversa. E adesso con sempre lo stesso marchio, quindi da questo Mai Create, vi mostro anche l'ultima che è la Lily, questa qui. E questa è quella che sinceramente mi è piaciuta meno, perché sì, va bene come le altre, però il profumo è nullo. Cioè, senti qualcosa appena appena se stai qui attaccata col naso alla confezione. Una volta applicata è nullo, quindi è come mettere una crema neutra sulle mani. Però a questo punto ci sono creme molto migliori. E allora, o abbiamo un prodotto profumato oppure una crema neutra e non è né carne né pesce, quindi non mi ha entusiasmato. Allora, per concludere, della marca My Create ho trovato queste tre: Lily che non ha profumo, Fresia che è freschina, sì, ma lo senti appena qualcosa di fresco, ma niente di che. Green Tea, questa la ricompro. Questa la ricompro perché ha presente il tè della Lipton. Ecco, a me ricorda quello. E mi piace, è così, è diverso. Mi piace, non è particolare, ma mi piace. Mentre di questo altro marchio, che abbiamo detto che è, oddio, Miueleni, vabbè. Questo qui, comunque questo tipo, che è anche diversa quindi la consistenza della crema, anche se più o meno sono molto simili. E abbiamo la Moringa o il Moringa e la Cherry Blossom. Allora, Moringa non mi fa impazzire perché è molto basica, sì. Cherry Blossom. Allora, la crema mi piace, la profumazione mi piace tanto, ma non sa di fiori di ciliegia. Di ciliegio, non lo sa, però mi è piaciuta, quindi perché no anche questa. E tra le queste quelle che ricomprerei sono sicuramente queste due, tè verde e le cherry blossom, che non è cherry blossom. Allora, io spero che vi abbia tenuto un pochino di compagnia con questo video. Voi fatemi sapere se vi ho incuriosito, se le avete provate, se ne avete provate altre che magari posso provare e parlarvene in un video molto volentieri, anche vista la mia dipendenza da Wish, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricordi di essere iscritto al mio canale, solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!